La professoressa Tiziana Liberti, coadiuvata dai professori Daniela Cuomo, Marina Manfredonia, Marco Miracolo e Mauro Inverso del liceo Alfonso Gatto di Agropoli, hanno dato il via al progetto Plasticless, fortemente sostenuto dal dirigente scolastico Ricco Fortunato, con la stretta collaborazione di Legambiente, del Parco Nazionale del Cilento, della CONSAC e del Comune di Agropoli. Presso l'auditorium del liceo Alfonso Gatto di Agropoli si è tenuto infatti un incontro sul tema della protezione dell'ambiente scaturito da un progetto che ha coinvolto le classi prima B dell'indirizzo classico, la prima e la seconda B dell'indirizzo scientifico e la seconda dell'indirizzo scienze applicate. Il programma ha previsto la visione del documentario domani, a cui ha fatto seguito un dibattito tra gli allievi dell'istituto e le autorità presenti. Il dibattito si è concentrato sull'economia circolare, cioè una diversa concezione della produzione e del consumo di beni e servizi che passa per l'impiego di fonti energetiche rinnovabili e mette al centro la diversità, l'estensione della vita dei prodotti, la produzione di beni di lunga durata, la riduzione, il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti. Dal liceo Gatto, in particolare, partirà un progetto per limitare l'uso delle bottiglie di plastica sostituendole con bottiglie riutilizzabili. Il progetto Liceo Alfonso Gatto Plasticless recepisce le direttive della Comunità Europea e del Ministro dell'Ambiente Raffaele Costa di ridurre l'uso della plastica. Abbiamo presentato questo progetto per formare gli alunni a un uso più consapevole. I ragazzi hanno prima studiato la plastica come materiale, come derivante dal petrolio, e poi hanno fatto una mini statistica nel loro ambiente scolastico sull'uso, sull'utilizzo quotidiano delle bottigliette di plastica. Preso coscienza di questo fenomeno, hanno deciso liberamente di passare dalle bottiglie monouso a quelle riciclabili al 100%. Però questo impegno ha bisogno di un riscontro economico. Secondo le indicazioni del ministro, le scuole, quando vogliono realizzare dei progetti, devono chiedere non alle famiglie, ma devono attivarsi per trovare degli sponsor. E noi l'abbiamo fatto. Ci siamo rivolti a delle ditte della zona e ha risposto, tra queste, e in maniera pronta e in maniera veramente generosa, la CONSAC, l'azienda di gestione idrica. Il presidente, l'avvocato Maione, si è offerto di fornire i ragazzi di queste bottigliette. Il progetto si avvia oggi, è una presentazione quella che abbiamo fatto con un momento di alta formazione, e da domani i ragazzi lo realizzeranno. A fine anno scolastico il monitoraggio di quanto avremo realizzato.